Buongiorno! Buongiorno ragazzi, bentornati a un nuovo video. Ciao! Come vedete siamo dentro Charlie. E come vedete c'è il nostro nuovo amico. Perché come ormai saprete, siamo rientrati a casa. Guarda chi c'è. Guardate chi c'è, guarda chi c'è. Ciao, saluta! No, è timido. Allora ragazzi, sì, c'è poco da dire, siamo rientrati alla base. I toscanacci sono di nuovo in Toscana. Siamo tornati perché, come preannunciato, inizia una nuova fase di camperizzazione. Ovvero la fase Charlie 3.0. Siamo esatto. Sotto al letto, dentro al garage che è già stato svuotato. Abbiamo svuotato tutto Charlie, sì, perché per iniziare i lavori c'è bisogno di molto spazio. Praticamente la casa è invasa di roba, ma quello è un dettaglio, insomma, tralasciamo. E faremo tanti nuovi lavori che andranno un po' a completare il quadro. Esatto, e si spera che questa sia la fase finale della camperizzazione di Charlie. Per chi ci seguisse da poco, abbiamo voluto, diciamo, viaggiare in questi mesi estivi, l'estate scorsa, e quindi diciamo siamo partiti nonostante non avessimo a bordo la nostra doccia. Ricordiamo che abbiamo il bagno chimico ma non la doccia, così come il riscaldamento a gasolio che dobbiamo ancora installare. Però abbiamo fatto questo ragionamento, d'estate ci dispiaceva e poi tempi lunghi di arrivo, ricambi sbagliati. Insomma, per chi ci segue da tanto sa la nostra storia, altrimenti andate a vedere i video vecchi che vi fate un quadro della situazione. Insomma, siamo partiti e siamo tornati adesso. Ora però le famose maniche vanno rimboccate. Eh sì, ora iniziano i lavori quelli seri, quindi... Abbiamo due aiutanti. Abbiamo qua. Gli aiutanti. Sì, anche voi siete aiutanti. Ora ci butta giù. Esatto. E in questo nuovo video partiremo subito con un lavoro importante che da tanto tempo volevamo fare, ovvero quello di installare un bocchettone per il serbatoio dell'acqua chiara. Guardate che la freccia. Ci permetterà di caricare l'acqua dall'esterno. Solo che per fare questo bisogna smontare tutto. Come sempre bisogna ripartire dalle basi praticamente. Quindi per questo abbiamo svuotato il gavone. Qui c'è il serbatoio delle acque chiare, lo ricordiamo. Quindi insomma avrete capito che c'è da ripartire un po' da capo. Esatto. I lavori sono lunghi e quindi ci mettiamo subito all'opera. Sì, e poi c'è da aggiungere anche che alcuni di questi lavori sono un po' difficili da gestire on the road, cioè in viaggio, quindi comunque siamo ritornati a casa un po' per qui abbiamo spazio, abbiamo un giardino, ci sono più attrezzi, quindi c'è la possibilità di lavorare in un certo modo. E poi avremo bisogno anche dell'ausilio di professionisti del settore, perché lo ricordiamo, noi non siamo professionisti del settore e quindi ove non arriviamo noi ci avvaleremo di professionisti, insomma. Infatti ci saranno delle sorprese, quindi ne vedrete delle belle. Rimanete incollati al canale Tickets, perché ci sarà da prendere appunti. il nuovo Charlie 3.0, no, a lui non mancherà nulla, al giovane qua, vero? No, siamo soddisfatti dei progetti. Quindi niente, vi diciamo rimanete con noi, vedrete passo passo tante novità. Bene ragazzi, ma allora dopo questa breve introduzione passiamo subito ai lavori. Perché vogliamo fare questa modifica al serbatoio? Come avrete ormai notato dai nostri video, abbiamo sempre il problema di caricare l'acqua internamente da questa fessura qui sopra. E tutto nasce dal fatto che il serbatoio sotto è molto alto dal pavimento, vedete? Quindi quello che dobbiamo fare semplicemente è fare un foro qui nel pavimento in modo che questo tubo entri dentro. Questa cosa ci farà abbassare il serbatoio e avremo lo spazio sopra per installare il bocchettone dell'acqua esterno, e quindi dobbiamo subito fare questo lavoro. Inoltre abbasseremo il baricentro del serbatoio e lo potremo riempire fino all'orlo, cosa che attualmente non siamo in grado di fare. Qui vedete ragazzi il bocchettone di ingresso dell'acqua. Abbiamo qui il foro con il tappo
un tappo a vite che è dotato di chiave, e qui dietro abbiamo il tubo, insomma la porta dove andrà collegato il tubo di carico e il tubicino per lo sfiato dell'aria. Qui vedete il tubo che andrà collegato qua dentro, qui abbiamo il raccordo per lo sfiato dell'aria che andrà collegato dentro sopra il serbatoio, e il relativo tubicino che farà da collegamento tra queste due parti. Qui poi abbiamo tutta una serie di tubicini, raccordi, rubinetti, tutte cose che servono per fare questo lavoro. Mando alle ciance e mettiamoci subito al lavoro. Allora, questo è il bocchettone che abbiamo preso tempo fa e l'idea è quella di installarlo esternamente. Ora abbiamo due possibilità, o in questa posizione oppure interno. Dobbiamo capire quale delle due possa essere la migliore. Qui abbiamo un po' di curvatura, mentre qui abbiamo una superficie bella piatta. Probabilmente lo andrò ad inserire qui. Ora, dal momento che nel serbatoio c'era dell'acqua, la dobbiamo svuotare. Quindi ora attacco la pompa, apro il rubinetto e travaso l'acqua che è qui dentro in un'altra tanica. Allora, andiamo a smontare questo primo pezzo. Allora, qui sotto vedete il rubinetto che ho chiuso, e questo è tutto il tubo che deve andare dentro al pavimento. Quindi ora faccio il segno dove bucare e poi farò un buco qui dentro e faremo passare questo tubo in modo tale che questa superficie vada ad appoggiare sul pavimento e qui sopra avremo più spazio. Allora, andiamo a rimuovere il vano pompe. Bene, adesso devo staccare questo tubo dalla pompa. Mi sono premunito di un secchio, così dovesse uscire un po' d'acqua non allago niente. Basta svitare questo tappino blu e svuotare il tubo. No, non esce acqua per niente, perché ormai l'impianto era vuoto, quindi nessun problema. A questo punto vado a rimuovere questo cassone di legno e in questo modo andiamo ad estrarre il serbatoio. Andiamo a svuotare completamente il serbatoio per caduta. Perfetto, ho finito di svuotare completamente il serbatoio. A questo punto posso rimuovere il pannello definitivamente e estrarre il serbatoio. Allora, siamo quasi giunti alla fine. Ho svuotato tutto il serbatoio per caduta. Intanto è arrivata anche Marta ad aiutarmi, perché ora dobbiamo tirare fuori il serbatoio, ragazzi. Quindi, arrivata al momento giusto. Esatto, guarda, si leva questa vite e dovrebbe venire via tutto il pannello. Questa parete si rimuove. Ok, sorreggo il serbatoio. A questo punto si leva il serbatoio. Aspetta, via.
se lo appoggio così, che succede? Qui vedete tutto il serbatoio come è fatto. Ora viene il bello, dobbiamo fare il foro, quindi... Ah, quello è il disegno del foro? Sì, devo prendere bene la misura, dovrò svitare questo qui, anche perché poi sennò questo tubicino non ci passa. Allora, proviamo un po' a sdraiare il serbatoio qui sopra. Perfetto, l'appoggio. C'è un affarino. Sì, levalo. Appoggia così. Perfetto. Da questo punto svitiamo questa parte. Viene via abbastanza bene. Mi alzi un po' il serbatoio. Vai. Ma così basta. Questo va tutto svitato. Vai, così. Eccolo, vai, era benissimo. Arrivato l'ultimo giro. Puoi mettere giù. Benissimo. Questo ora poi lo andremo a riutilizzare. Houston, abbiamo un problema. Smontando il serbatoio ci siamo resi conto di un problema strutturale di cui non ce ne eravamo resi conto all'inizio, ma questa cosa è veramente grave. Ovvero, qui, non so se si vede, non so se si vede, ma la plastica qui è veramente fina, fino a un capello. Qui si rischia di sfondare la plastica, mentre da tutte le altre parti è bella solida e spessa, in questo punto è praticamente trasparente. Vedete che qui la mano traspare, qui è bello solido, bello spesso, di qua la mano traspare, è anche bello morbido e non vorrei che la lunga si bucasse il serbatoio allagandoci tutto, tra l'altro è nella parte più bassa. Si vede anche qui la differenza di colore. Questo è un grandissimo problema. È un grandissimo problema che ci rallenta tutto, ci rallenta, ci ferma, cioè non è che ci rallenta, ci ferma. Dovevamo fare questo lavoro. Ora contatteremo subito la ditta che ci ha venduto il serbatoio sperando che ce lo sostituisca. E se no tocca ricomprarlo uno nuovo, perché questo è c'ha un anno. No, qualcuno potrebbe dire no, mettetelo uguale, ragazzi, però cioè noi quando partiamo siamo in giro dei mesi, se lì con l'usura, magari non succede tra un mese, succede tra due, ma magari tra un anno si fora mentre siamo in giro, qui ci allaga tutto Charlie, oltre ad avere il problema magari all'estero di non avere un serbatoio a quel punto attivo e funzionante, voi capite che... Non si può andare incontro. No, ma poi tocca smontare tutto. Hai visto quanto ci vuole poi per smontare tutto? Non siamo a casa, non abbiamo, diciamo, l'officina mobile. Quindi qui ora se loro si mettono una mano sul cuore, magari capiscono che effettivamente è un difetto di fabbricazione, non ce la siamo accorti. Quindi il consiglio è quando comprate un serbatoio, controllate tutti gli spessori che siano efficaci e a posto, perché questa cosa, vedete, uno dà per scontato che un serbatoio insomma sia bello solido, ma lì per lì non ce ne siamo accorti, sembrava perfetto. Perché ora ci batte tra l'altro il sole, ce lo siamo accorti per quello, ma l'altra volta il sole non batteva sulla superficie e ora proprio si vede che c'è una sorta di una virgola di plastica leggera, quindi lo stampo in fase di produzione gli è venuto male. Quindi è proprio un difetto di fabbricazione. Con un cielo nuvoloso e magari messo in un'altra posizione, l'altra volta non ce ne siamo accorti. No. Mannaggia. Guardate le nostre facce. Eccoci di nuovo qua. Ragazzi, sono passati un po' di giorni e abbiamo contattato l'azienda da cui abbiamo comprato il serbatoio e devo dire molto professionalmente sono stati bravissimi, precisi e professionali. C'è da dire che è difficile poi trovare insomma aziende che, perché è facile vendere un prodotto, ma seguire anche il post vendita insomma è una cosa importante a distanza poi di un anno. Esatto. Comunque il prodotto è pienamente in garanzia e come vedete ce ne hanno spedito uno nuovo tanto bellino e non hanno nemmeno aspettato che non gli si rimandasse indietro quello vecchio. Io pensavo, guarda, al limite bisogna rimandargli questo, va a sapere quanto tempo passa, rimaniamo senza. Invece no. Hanno mandato subito il serbatoio nuovo. Noi ora andremo a togliere l'imballo, lo controlliamo, poi andremo a restituire il nostro serbatoio quello difettato che andranno a testare. C'è da spendere una parola di plauso più che una verso l'azienda, il rivenditore finale che appunto ce l'ha venduto, che è Autoricambi San Mauro di San Mauro Torinese, ovviamente in provincia di Torino. Sono stati seri e professionali e a noi fa piacere, quindi
non ci pagano, ci hanno solo mandato il serbatoio, giustamente, che abbiamo pagato in garanzia. Però quando le ditte lavorano bene, le ditte sono italiane, noi le sponsorizziamo volentieri. Sono stati precisi e puntuali e ci hanno fatto un gran piacere, perché voi pensate se ci trovassimo in una zona remota con il serbatoio pieno d'acqua e si forasse la parete che è usurata, verrebbe fuori un macello dentro Charlie, e poi sarebbe un problema trovarlo nel posto dove saremo. Meno male abbiamo deciso di fare questa modifica, se no noi non ce ne saremmo mai accorti. Esatto. E magari un giorno avremmo trovato tutto allagato. Comunque vi mettiamo giù nella descrizione il link del serbatoio, dove l'abbiamo preso, così se qualcuno fosse interessato. Certo, è valido come prodotto, è validissimo, bello, e ci siamo trovati bene. Per fortuna ci siamo accorti di questo difetto, che ripeto, sicuramente è una colatura della plastica più leggera, più fina, che però potrebbe col tempo creare grossi problemi. Loro stessi hanno detto che sono rimasti basiti, perché è una cosa che non gli è mai capitata. Esatto. E quindi ora, quando riceveranno il nostro vecchio serbatoio, lo analizzeranno e cercheranno di capire. Questo è importante, insomma. E quindi magari anche per i prossimi non ci saranno problemi. E andiamo ad aprire il pacchetto e vediamo un po' e controlliamo che sia tutto in ordine, così poi rimbagliamo tutto, chiamiamo il corriere che se lo viene a ritirare. Guardate, bellino. L'abbiamo testato. Ma no, Fede, è il serbatoio. L'abbiamo testato e perfetto. E quindi vai, lo andiamo a sostituire a quell'altro, rimontiamo tutto e proseguiamo i lavori. Felici noi! Perfetto, allora il serbatoio è identico praticamente a quell'altro, quindi a questo punto non resta che andare a fare il foro nel pavimento e poi posizioniamo per bene il serbatoio. Bene, a questo punto andiamo a fare il foro, è un momento delicato, vediamo di non fare danni e di fare una cosa pulita. Ed ecco qua il foro completato, abbiamo trapassato il pavimento e ora non resta che andare a mettere il serbatoio. Ora diamo una bella limata. Allora, adesso facciamo la prova a vedere se il serbatoio ci entra bene e come cade. Eccoci qua ragazzi, abbiamo posizionato il serbatoio, come vedete ora appoggia perfettamente sul pavimento e il baricentro è più basso. Abbiamo tutto lo spazio qui per accedere dalla parte superiore, poter fare l'ispezione e la pulizia del serbatoio stesso, e qui andremo a fare un foro per il carico dell'acqua con il nostro bocchettone esterno. Ora dovremo fare la misura di dove cade esattamente, fare in modo che il rabocco torni tutto. Vedete, questa è la posizione del serbatoio. Poi dovremo capire un po' dove piazzare la pompa e il vaso d'espansione, perché va riprogettato tutto.